fa invece molto bene sapere che il Parma invece femminile ha ottenuto la vittoria. Chi c'è, Alice? Sì. Alice! Buonasera Alice Benoit, benvenuta. Grazie. Allora, lo facciamo un applauso? Siamo in quattro, ma è come se l'applauso lo facessero tutti. Almeno tipo qualcuno del Parma vince. Voglio Alice, dire, sono il tuo speaker, volevo solo farti i complimenti, hai fatto una punizione strepitosa. Grazie mille. Mamma mia, come sei brava, che piede che hai. Allora, una super francese che sta facendo bene nel Parma, e poi un valore aggiunto in più perché hai fatto gol alla tua ex squadra. Insomma, ci avete messo tanto voi ex del Sassuolo nella sfida che abbiamo vinto. Sì, giusto. È stata una bella partita. Era importante per noi prendere i tre punti perché per il nostro percorso sappiamo che è un campionato difficile, quindi ci serve. Siamo contenti. Allora, ascolta, ti mandiamo col Parma quando col Parma dei maschietti, quando c'è una punizione dal limite, perché così non lo so chi c'è, che forse Vasquez, ma insomma... È anche Bernabé, ma questa deve avere una grandissima punizione. Sì, appunto, e dicevo... Ascolta, domanda banale, ma te lo devo chiedere, come mai la scelta di Parma e come ti stai trovando a Parma? Io l'anno scorso era il primo anno fuori casa perché sono francese, quindi sì. È stato un anno a Sassuolo e poi ho avuto la chiamata del Parma, mi è piaciuto il progetto perché c'è un presidente che vuole far tanto per il calcio femminile, non è scontato nel calcio femminile avere dei presidenti, è una società che ci crede tanto, quindi mi è piaciuto il progetto per quello e volevo anche rimanere in Italia, quindi questo, sono contenta e mi trovo benissimo, quindi tutto bene. La mandiamo anche nello spogliatoio del Parma per insegnare l'italiano, perché ci sono tanti giocatori del Parma che sono qua da qualche mese in più di Alice e l'italiano fa fatica. Sì, appunto, no, ma al di là di questo dobbiamo sottolineare un merito di questa squadra, era sotto ed è riuscita a rimontare, e che non è facile, vero? Cosa avete pensato quando abbiamo fatto gol e detto oggi non è giornata? Quando avete subito il gol del Sassuolo, cosa avete pensato? In realtà non, ci siamo trovati anche bene perché sapevamo che potevamo fare gol e tornare nella partita, quindi in realtà nessuno si è trovata male, cioè, eravamo tutti sul pezzo per tornare almeno al pareggio e poi cercare anche la vittoria. Quindi secondo me la squadra non è che ha abbandonato dopo il primo gol. Una grande voglia di reazione, quindi. Sì. Io volevo fare i complimenti ad Alice, perché io ero lì, ho visto la partita, sono stato attento a tutto quello che è accaduto e mi siete piaciute da un punto di vista tattico, perché si vede l'impronta dell'allenatore, le consegne che avete tenuto. Ma c'era tutto il Parma maschile in tribuna a vedere questo match. E siete state veramente d'esempio per questa squadra, per la determinazione, la voglia di vincere. Siete state sul pezzo dal primo all'ultimo minuto. Poi dopo uno può disquisire che ci sia stato qualche cosa da un punto di vista tecnico che può non essere piaciuto. Ma l'atteggiamento vostro è stato un atteggiamento fantastico, perché ricordiamo che loro avevano sbagliato anche un calcio di rigore sotto lo 0-1. Quindi questo oltretutto poteva abbatterle ulteriormente. Invece avete continuato a spingere, a lottare, e alla fine siete state premiate. E questo credo che sia d'esempio anche per la squadra maschile, che deve, speriamo, mi auguro, abbiano potuto vedere questo e abbiano potuto prendere spunto per la prossima partita. L'atteggiamento, insomma, è una grande forza per questa squadra, Liss. Sì, perché in più siamo una squadra, è tutta nuova, quindi in costruzione, e quando sono andata la prima partita contro l'Inter, dopo siamo fatti anche un esame di coscienza perché non abbiamo fatto quello che volevamo fare, quello che aveva detto l'inizio, quindi da lì abbiamo anche, siamo messi meglio nella seconda gara, quindi siamo contenti di questo. Grazie Alice di essere stata con noi, complimenti ancora. Grazie davvero. Allora, prima di andare in pubblicità, rivediamo questa immagine in questa clip, insomma, per rivivere
questo successo del Parma femminile. Luca, interrompici tu, vai! Ma Iacchini non lo voleva. Sì, veramente stasera è una tragedia. Allora, visto che avete chiamato Alice, non possiamo dimenticarci di Michela, giusto? E quindi il Gazzettone ha fatto un altro titolo e dice: Michela Cambiaghi, sono io la bomber di Parma. Ha fatto un gran gol anche lei, eh? No, sì, non so se avete notato, ha praticamente ha conquistato due forse rimpalli e poi ha un sinistro che fa impressione. Applauso anche lei. Anche lei, ex della squadra Nero Verde che hanno incontrato loro. Ma dovevi intervistarla tu, Alice, che sei informatissimo sulla squadra femminile. Invitiamo Michele la prossima settimana, ufficialmente, Gabriele Maio. Allora, grazie. Ringraziamo Gabriele Maio per averci dato Alice. Prossima settimana Michela Cambiaghi. Guardiamo la clip della sfida con il Sassuolo.